Una buona giornata, bentrovati a questo primo appuntamento con il telegiornale TG6 che si apre parlando di cronaca perché 8 persone in carcere nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Bari riguardante 2 omicidi e un tentato omicidio. La polizia ha dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in diverse località italiane, tra le quali anche Teramo. Le operazioni iniziate alle prime luci dell'alba sono state effettuate anche a Bari, Cagliari, Benevento e Siracusa. I 2 omicidi avvenuti nel quartiere Japigia del capoluogo pugliese risalgono al 2017 e sarebbero da ricondurre ad ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso e in particolare ad una lotta per il controllo delle attività di spaccio di cocaina. Secondo gli inquirenti, Francesco Barbieri e Nicola De Santis sarebbero stati uccisi nell'ambito di una strategia criminale frutto dell'alleanza tra il clan Palermiti e quello dei Parisi, che aveva come obiettivo l'eliminazione fisica dell'intero clan rivale guidato da Antonio Busco. Gli 8 arrestati, nessuno dei quali abruzzese, sono tutti pregiudicati. 4 di loro si trovano già in carcere per altri reati. Le accuse, oltre a riguardare i 2 omicidi ed un tentato omicidio, sono anche di porto e detenzioni di armi da guerra e di armi comuni da sparo, favoreggiamento e ricettazione. Lasciamo la cronaca, siamo a Pescara. Questa mattina l'Auditorium Petruzzi ha ospitato un convegno organizzato da sindacati e associazioni per parlare di una città che verrà e della partecipazione attiva proprio nelle scelte della città da parte della cittadinanza. Vediamo. Per una città dei servizi, rigenerare, partecipare e trasformare, questo è il tema della tavola rotonda che si tiene questa mattina a Pescara all'Auditorium Petruzzi. Tra i vari interventi, quello di Italia Nostra con il presidente Massimo Palladini. Ma una città dei servizi come deve essere e cosa manca a Pescara per essere una città dei servizi? Manca un bel po', come ognuno sa dalla sua esperienza. Noi vogliamo affrontare questo tema da due punti di vista, da quello dei cittadini, soprattutto la cittadinanza fragile, no? Gli anziani, i ragazzi, i portatori di handicap, eccetera. Ma affrontando questi settori noi affrontiamo il vero diritto di cittadinanza e come possiamo soddisfarlo? Nelle aree che non sono più adibite agli usi precedenti, le cosiddette aree dismesse, che sono centrali e quindi possono offrire una città della prossimità, se ne parla tanto oggi, no? Arrivare finalmente ai servizi a piedi, in bicicletta. Ebbene, dove reperire queste aree? Proprio nelle aree, nelle zone in cui non c'è più la funzione precedente. Invece noi vediamo che ogni volta chiude la fabbrica, chiude anche un edificio pubblico come l'ospizio per esempio che si venderanno, no? A Via Rapietra, e tutte le volte queste aree vengono alienate, diventano palazzi, diventano piccole grattacieli e noi invece abbiamo bisogno proprio di quelle riserve per poter dare ai cittadini i servizi, quindi dobbiamo invertire il paradigma. Le aree interne alla città che non servono alle funzioni originarie devono servire ai cittadini e non alla conquista di ulteriori quote di profitto. Diciamo che quello che sta a cuore un po' il sindacato dei pensionati e delle pensionate della CGIL che io rappresento è proprio la partecipazione attiva. E noi abbiamo, come dire, in qualche maniera spesso stuzzicato il sindaco, in questo caso dell'amministrazione di Pescara, ma anche altri luoghi, insomma, che non sono necessariamente Pescara, perché crediamo che ascoltare i cittadini a volte è sicuramente più utile, anche quando bisogna fare dei progetti di trasformazione o, come noi auspicheremo, rigenerazione o riuso della città che già esiste. È importante far partecipare i cittadini perché ci sono studi che dimostrano che quando la partecipazione è attiva i progetti di cambiamento sono più duraturi e resistono nel tempo, e quando invece vengono calati dall'alto imposti è sempre più difficile, e lo vediamo su Pescara ogni giorno, diciamo, ci sono manifestazioni o comunque comitati che nascono a difesa di un luogo piuttosto che un altro.
Parliamo ora di sanità, un approccio integrato tra prevenzione e assistenza sul territorio, coinvolgendo tutte le aree di competenza del servizio sanitario, così da assicurare uniformità ed equità di accesso alle cure da parte dei cittadini, sfruttando anche le opportunità e le potenzialità legate alla sanità digitale. E questo è il pilastro del nuovo piano oncologico regionale approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì. L'articolazione della rete oncologica regionale delineata nel nuovo piano prevede 5 nodi. Le azioni previste invece partono dalla prevenzione primaria, promozione di corrette abitudini alimentari e sani stili di vita, da quella secondaria attraverso la promozione degli screening nelle fasce di età considerate a maggior rischio, dalla terziaria per scongiurare complicanze o recidive, fino ad arrivare agli aspetti riguardanti la presa in carico, le terapie, il follow up, così come la farmaceutica e le cure palliative. Sarà anche completamente reingegnerizzato il registro tumori con l'attivazione di un collegamento tecnologicamente avanzato con tutte le articolazioni della rete e i medici di medicina generale, che migliorerà l'approccio epidemiologico sui percorsi oncologici. E noi restiamo alla sanità. Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale di Chieti, Mario Colantonio, ha parlato delle criticità che attengono la sanità cittadina. Non parlare di 20 miliardi, però... La salute dei teatini è una priorità assoluta. Come tutelare questa priorità? Bisogna tutelarla chiaramente andando a valorizzare ed esternalizzare i valori del nostro ospedale clinicizzato. I valori del personale ospedaliero sono stati riconfermati in tanti accadimenti che ci sono stati sul nostro territorio. Basta pensare al riconoscimento che hanno avuto durante il periodo Covid, dove ci sono stati dei ringraziamenti pubblici all'esterno dell'ospedale, acclamando l'eroico personale del nostro clinicizzato. Dopodiché bisogna mantenere e aumentare una sinergia tra l'università e l'ospedale affinché si concentrino tutte le economie possibili per questa eccellenza che noi abbiamo sul territorio. È inutile ribadire la conoscenza e l'eccellenza di alcune caratteristiche specialistiche che ha questo ospedale. Basta vedere al polo cardiochirurgico, alla chirurgia vascolare, all'oculistica, ma anche a tutte i settori che operano in modo diligente e sotto continue emergenze. Ci sono dei lavori essenziali che devono essere affrontati, li vediamo partire in tutti gli altri territori regionali, ma su Chieti stentano a partire. Dopodiché c'è un fattore negativo relativo al parcheggio. Queste sono tutte situazioni che mandano un po' in disagio l'intero apparato ospedaliero, perché il servizio parcheggio è essenziale per l'uso dell'ospedale, così come le efficienze che devono avere tutte altre situazioni all'interno dell'ospedale. E io porterò avanti questa battaglia da candidato al Consiglio regionale, e se sarò eletto in Consiglio regionale seguirò queste indicazioni affinché vengano realizzate. Non cerco di non farle andare nel dimenticatoio come hanno fatto magari altri politici che hanno rappresentato questa città in questi anni. Torniamo a Pescara per parlare di alcune problematiche sulla raccolta differenziata che sono state denunciate da alcuni residenti del quartiere di Porta Nuova di Pescara, nella zona stadio in particolare, residenti affiancati dal candidato sindaco Domenico Pettinari. Vediamo il servizio. Si parla ancora una volta di raccolta differenziata, siamo nel quartiere Porta Nuova, a due passi dallo stadio, ci sono dei problemi che i residenti le stanno manifestando proprio questa mattina. Sì, purtroppo qui è nel caos totale la raccolta differenziata, ma non solo, una gestione completamente fallimentare. Da oltre un mese hanno imposto la raccolta differenziata, che naturalmente va fatta, ma in maniera completamente fuori ogni tipo di regole. I cittadini sono costretti a conferire i rifiuti nei bidoncini, i mastelli che vengono posizionati fuori dai palazzi, e voi immaginate, i palazzi di 40-50 appartamenti hanno questi bidoncini
bidoncini tutti allineati sul marciapiede, 40-50 bidoncini che svolazzano ad ogni vendo, l'immondizia va girando dappertutto ed è un caos totale e generalizzato. I cittadini non ce la fanno più, noi abbiamo una proposta seria, condivisa e concertata. Qui ci vogliono delle micro isole ecologiche dedicate al servizio dei condomini, dove i cittadini possono conferire in maniera regolare i rifiuti. E non solo, abbiamo chiesto più volte anche di colpire gli incivili, ma non è questione solo esclusivamente incivile, ci sono anche cani, gatti che vanno a rovistare, portano l'immondizia dappertutto, ma anche si mette a serio rischio anche l'incolumità delle persone, perché ci sono, con il vento forte, enorme, questi bidoncini, mastelli vanno svolazzando dappertutto. Un disagio pazzesco anche ai tanti esercizi commerciali che mi dicono che debbono conferire i rifiuti dalle 21 in poi, tanti di loro chiudono alle 19:30, alle 20 dovrebbero rientrare, cacciare il bidone e poi rimetterselo all'interno. Ecco, non si fa così. Noi chiediamo con forza che l'amministrazione comunale possa ascoltare questi cittadini e possa creare queste microisole ecologiche. Poi c'è un problema anche di Via Pepe. In Via Pepe si stanno facendo lavori che stanno mettendo a disagio tutti i commercianti della zona, hanno bloccato quella zona, hanno transennato, non ci sono le luci ancora funzionano, non sono accesi, i commercianti chiedono di stoppare i lavori e di ripristinare un regolare commercio, non ce la fanno più, soprattutto nelle festività natalizie. Ecco, questa è un'amministrazione comunale sorda, un'amministrazione comunale che non ascolta i reali bisogni dei cittadini. Noi siamo venuti qui a manifestare, a fare questo sit-in per far sì che arrivi forte la nostra voce, il nostro grido disperato, che è quello dei cittadini e dell'amministrazione comunale. Ci auguriamo che qualcuno ci ascolti, se non ci ascolterà vuol dire che presto la città di Pescara deve invertire rotta, ci vuole un sindaco che ami davvero questa città, che ci tenga davvero ai bisogni essenziali della nostra gente. E ora andiamo a Teramo, perché le reliquie di San Berardo, il santo patrono della città di Teramo, saranno esposte per 3 giorni nella cappella dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'iniziativa rientra nell'anno berardiano per il 900° anniversario della sua morte, organizzato dalla diocesi di Teramo Atri. Le spoglie del patrono della città di Teramo e della diocesi di Teramo Atri arriveranno al Mazzini venerdì 1 dicembre alle ore 15. Alle ore 17 sarà celebrata una messa dal cappellano dell'ospedale Don Pietro Luongo. Le reliquie si potranno venerare fino alle ore 20. Il giorno successivo, sabato, la cappella riaprirà alle 7 per chiudere alle 20 e alle 11:30 si terrà una messa presieduta dal vescovo Lorenzo Leuzzi. La venerazione delle reliquie sarà possibile anche domenica 3 dicembre, sempre dalle 7 fino al pomeriggio, quando torneranno nel Duomo di Teramo. E ora parliamo, tornando a Pescara, dell'approvazione di una variazione di bilancio da parte della Giunta Masci. Sono stati recuperati anche 90.000 euro da destinare all'acquisto di buoni natalizi che verranno devoluti alle famiglie bisognose della città di Pescara. A tal proposito abbiamo ascoltato l'assessore al bilancio del comune di Pescara, Eugenio Seccia. Assessore Seccia, ieri in giunta c'è stata l'ultima variazione di bilancio possibile in vista del rendiconto, ci sono delle buone notizie, partiamo dai buoni spesa natalizi che siete riusciti, che riuscirete a dare a diverse famiglie pescaresi. Sì, diciamo, abbiamo lavorato per trovare uno stanziamento che avevamo di fatto promesso dall'inizio dell'anno in fase di approvazione del bilancio e abbiamo stanziato ben 90.000 euro per dare la possibilità agli uffici di regolamentare poi, diciamo, l'accesso a questi buona spesa, che ovviamente saranno rivolte alle classi più deboli. Però ci sono anche altri, diciamo stanziamenti che abbiamo messo, abbiamo saldato quello che è le necessità di pescare energia per 760.000 euro, raggiungendo la cifra di 9.700.000, perché ovviamente rappresentava la richiesta da parte di Pescare Energia. Abbiamo stanziato altre disponibilità finanziarie per il rimborso delle spese non dovute agli utenti che hanno effettivamente pagato delle tasse al comune che non dovevano essere pagate. Abbiamo maggiorato quelli che erano gli stanziamenti per l'acquisto di mezzi per quanto riguarda la protezione civile, sono già organizzati, però abbiamo dato 200.000 euro la possibilità di acquistare mezzi per poter intervenire incisivamente sulla città e quindi essere ancora più preparati di quelli che non sono stati in questi giorni. Poi
Abbiamo messo anche altre disponibilità per la didattica di risorse, per l'attività di riscossione, semplicemente un aggio sulla riscossione che fa la didattica di risorse. Queste sono un po' le macrovoci che sono presenti nel bilancio. Complessivamente diciamo che siamo soddisfatti della gestione di quest'anno, e questa sarà l'ultima variazione di bilancio, che sarà ratificata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2024 prevista per l'11 di dicembre. Un format che vuole favorire l'accesso all'arte per tutte le categorie. Questo è l'obiettivo di Arte Prossima, in programma a Pescara dal mese di dicembre a maggio 2024. Presentato a Palazzo di Città Arte Prossima, questa interessante iniziativa. Da Moscurti, di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che è iniziato già diversi anni fa con Officine Letterarie, per dare la possibilità a tanti artisti nell'ambito della letteratura, della poesia e del disegno, quelli di portare la cultura, l'arte verso quei cittadini che purtroppo tante volte per diversi motivi o non conoscono, non si possono permettere di partecipare a degli eventi. L'idea progettuale è quella di, pertanto, di garantire l'arte della cultura ai vari livelli, ma soprattutto anche a livello scolastico, e soprattutto a quei ragazzi che purtroppo non hanno queste possibilità. Il progetto parte dal mese di dicembre e terminerà il mese di maggio. Avremo diversi artisti di tutta Italia, tra cui alcuni artisti abruzzesi. Questa iniziativa nasce con un cuore, nel senso che vogliamo portare l'arte contemporanea a una prossimità con la vita di tutti i giorni e con la quotidianità. Nasce da un progetto, come dire, di collezione, ma oggi presentiamo la nostra terza stagione di arti visive contemporanee con artisti da tutte le parti d'Italia. Siamo partiti con la collettiva degli artisti del terzo anno della collezione App Arte Prossima, e domenica 3 dicembre alle 17:30 ci vuole un villaggio Art Gallery a Pescara, in via Villetta Barrea 24, presentiamo la mostra personale di Tiziano Calcari, che terremo fino a metà gennaio, che è un grande nuovo classico della pittura italiana contemporanea, che sta tra l'altro lavorando con Marco Eugenio Di Giandomenico, noto critico della Biennale di Venezia Cinema, nonché accademico di Brera e via dicendo. E poi seguiranno una serie di altre mostre personali fino a maggio con artisti italiani e anche con una giovane artista abruzzese. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, del calcio in particolare. Partiamo dal Pescara, dalla Coppa Italia di Serie C, con i biancazzurri che sono tornati al successo, seppure in Coppa, ieri sera battendo lo Stadio Adriatico in Latina per 2-0, le reti di Cupone al 34esimo del primo tempo, il raddoppio di Cangiano al 94esimo, un successo che permette ai biancazzurri l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia, ma il pensiero è rivolto chiaramente alla gara di sabato in campionato, quando il Delfino sarà di scena a Chiavari, gara che avrà inizio alle 16:15 e sarà diretta dal signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani. E ora rivediamo le fasi salienti del match di Coppa giocato ieri sera all'Adriatico. Il Pescara dimentica le amarezze del campionato e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Zdenek Zeman elimina il Latina dell'abruzzese Di Donato al termine di 90 minuti combattuti. A regalare la qualificazione agli abruzzesi sono state le reti di Cuppone al 34esimo del primo tempo e Cangiano nel recupero. Zeman fa molto turnover e schiera chi non era sceso in campo con il Cesena fra i pontini sul terreno di gioco dall'inizio, gli ex del Sole e Riccardi. Al quarto minuto Moruzzi salva la disperata su conclusione a botta sicura di Del Sole. Passano 30 secondi e Fabrizi mette la palla alle spalle di Plizzari, ma in posizione di offside. Gol annullato alla formazione nerazzurra, che continua ad attaccare al quinto, e Di Renzo a concludere da ottima posizione con Plizzari che salva. Gioca meglio la squadra di mister Di Donato, che fa girare palla riuscendo a proporsi con una certa facilità nella metà campo abruzzese. Il Pescara, con le scorie ancora evidenti del KO con il Cesena e più in generale di un periodo negativo, fatica
fatica a proporre gioco, non riuscendo quasi mai a calciare verso la porta di Bertini. Al 34esimo però c'è un pallone riconquistato sulla tre quarti laziale da Floriani, con un pasticcio in area ospite dei difensori del Latina che favorisce Cuppone, che a due passi da Bertini non sbaglia per l'1-0 biancazzurro. Pescara in gol al primo vero affondo e ritorno alla rete per l'ex attaccante di Cittadella e Potenza. Il finale di tempo vede un Pescara in crescita con il portiere ospite che dice no ad Agasso al 41esimo, proprio nel momento in cui si accendono gli animi sugli spalti con il lancio di fumogeni da parte dei tifosi ospiti verso il settore distinti. Nella ripresa a ritmi più blandi con Cangiano che al 13esimo calcia centralmente fra le braccia di Bertini. Al quarto d'ora ci prova Fella per i laziali dalla grande distanza con la sfera oltre la traversa. Partita che regala poche emozioni con le due squadre che dimostrano di essere però con la testa soprattutto al campionato. Il match vede trascorrere i minuti fino al 39esimo quando Masala ha la più ghiotta delle occasioni per chiudere la contesa, ma la sua girata fa terminare il pallone al lato di un nulla. I minuti finali vedono tanto equilibrio con Pizzari che al 93esimo dice no ad Ercolano con una grande prodezza. Il Latina non riesce a raddrizzare la gara e sono anzi i biancazzurri che al 94esimo trovano il raddoppio con Cangiano. I pontini salutano la Coppa con il Pescara che andrà così ad affrontare una fra Catania e Crotone che saranno di scena domani alle 18.30 al Massimino. Il Pescara però è con la testa già al campionato con la gara di sabato a Chiavari con la Virtus Entella, assolutamente da non sbagliare. Quella ligure sarà la prima di due trasferte ravvicinate per il Delfino, 180 minuti che potranno dire molto sul futuro del Pescara. Ancora a calcio, scendiamo in Serie D, l'ultimo turno del girone F ha visto Avezzano e Notaresco uscire vittoriose dai rispettivi impegni, mentre il Chieti ha impattato a Termoli al termine di una gara scialba. Prima sconfitta per il tecnico Cappellacci sulla panchina dell'Aquila, il punto nel servizio di Jacopo Forcella. Avezzano e Notaresco escono col sorriso dall'ultimo turno di campionato di Serie D perché i biancoverdi fanno proprio lo scontro in salsa playoff contro il Roma City, temibile, specie dalla scintola in su, mentre i rossoblù di Bruno centrano il secondo successo interno regolando il Matese con un 3-0 senza storie. Chi invece archivia la giornata di domenica senza gioie sono l'Aquila e Chieti, un punto in due per i capoluoghi, partendo dalla squadra di Cappellacci, primo stop da quando il neotecnico si è seduto sulla nuova panchina contro la capolista San Benedettese. 2-0, frutto di una partita opaca e risolta dalla doppietta di Tomassini. Lo stop, peraltro, arriva in un momento che potrebbe essere di rivoluzione sul fronte mercato. Dopo l'ufficialità dell'arrivo sulla scrivania di direttore sportivo di Moreno Sacchetti, l'organico potrebbe subire una profonda trasformazione a partire da quegli elementi che in estate dovevano essere il fiore all'occhiello della campagna rafforzamenti. Angiulli pare con un piede e mezzo fuori dal progetto aquilano, così come Sarrizzu, valutazione in corso su Galesio e in entrata con l'arrivo di Sacchetti, possibile che l'Aquila possa virare le sue attenzioni su Diego Allegretti, che il dirigente ha avuto nell'esperienza vincente di Pineto dello scorso campionato. La sconfitta del Riviera delle Palme tuttavia ricaccia indietro l'Aquila in classifica a 21 punti, a meno 8 dalla vetta dove c'è proprio la San Benedettese. Nel terzetto al secondo posto a quota 24 punti in coabitazione col Campobasso, che esce da Riccione con un pareggio, c'è il duo formato da Chieti e Avezzano. Neroverdi autori di una prova scialba a Termoli, terminata per altro in inferiorità numerica per il rosso a Serra nella ripresa. Lo 0-0 del Cannarsa non può soddisfare la dirigenza. La squadra, parole del DG Sartiano, al 91esimo deve riconquistare grinta e umiltà per ambire a ricucire sul primo posto. L'esperimento della coppia pesante d'attacco formata da Falle e Ardemagni non è fallito, ma bisogna lavorarci su, mentre il vero vulnus è rappresentato dal playmaker che in questo momento non c'è. È evidente che la partenza di Angiulli dall'Aquila può aprire un fronte, visto che la pista che porta a Lorenzo Crisetig è molto complessa. Qualcosa però va fatto. Davanti Barlafante, entrato a Termoli ma che ha comunque avuto poco spazio in lista di partenza. A pari punti col Chieti, come detto, c'è l'Avezzano che batte 2-0 il Roma City ritrovando la verve realizzativa di Roberti, seppur dagli 11 metri. Punteggio rifinito nella ripresa, ma la sensazione è che i biancoverdi al completo hanno le potenzialità per proporsi come una delle candidate alla rincorsa alla Samb. Onazzi ha preso in mano la mediana marsicana e il tasso tecnico a disposizione di Ferrazzoli, specie quando avrà davvero tutta la rosa al completo.
potrebbe essere un fattore nella seconda parte della stagione. Possibile che qualcosa arrivi nel reparto arretrato, ma molto dipenderà dalle valutazioni in società insieme all'allenatore. Quello che conta per l'Avezzano è aver dimenticato lo stop doloroso nel derby, con una prova vittoriosa al cospetto di un Roma City a secco malgrado le tante bocche da fuoco. Sorridente almeno quanto l'Avezzano e il Notaresco, che piega nettamente il Matese 3-0 e aggancia quota 20 punti con 4 giornate ancora da disputare prima della fine del girone d'andata. Serviva tornare a vincere davanti al proprio pubblico e i rossoblù ci sono riusciti grazie soprattutto a un Casella che, oltre ad essere imperforabile dietro, si è scoperto anche bomber della domenica con la doppietta. In mezzo anche il sigillo di Saccomanni. Per quanto riguarda il mercato, in lista di partenza Ranieri, destinazione eccellenza, mentre in entrata, dopo la risoluzione con l'Aquila Montevarchi, arriva Samuele Carnevali. Con Formiconi che già si sta allenando da giorni con la squadra, la ricerca del DS Masciangelo sarà quella di individuare profili giovani per dare a Bruno la possibilità di ruotare più possibile gli uomini di un organico che finora ha stupito tutti per il cammino fatto. Siamo ancora al calcio perché si giocano oggi tra poco le semifinali di ritorno della Coppa Italia di eccellenza, in programma Teramo Vastese e Renato Curi Angolana Giulianova. Per le ultimissime ci colleghiamo con Ania Cantagalli dal Bonolis di Teramo. Buongiorno Ania. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti voi e ai benvenuti in finale di ritorno anche qui allo stadio Bonolis di Teramo Vastese, il terzo atto in 15 giorni tra le due formazioni, quella di Marco Pavante e quella di Federico Del Grosso. Si parte dai primi 90 minuti giocati all'Aragona, decisi da un contestato calcio di rigore siglato da Dos Santos. Ricordiamo, in caso di parità tra gara di andata e gara di ritorno, che si farà tra direttamente a calcio di rigore, non ci saranno i supplementari. Teramo con il consueto 3-4-2-1, Negro tra i pali, Forlane, Cipoletti e Cangeva in difesa, Sanseverino, Esposito, Massarotti e Scipioni al centrocampo. Quest'ultimo la sorpresa di quest'oggi, Lore De Gigli a supporto di Dos Santos. A disposizione ci sono Vidonato, Scuprini, Pepe, Maioli, Antonelli, Tilli, Governatori, De Marcellis e Rey. Risponde la Vastese senza lo squalificato Sputore, uno degli ex di questa partita, con Del Giudice tra i pali, Valerio Menna e Lucero in difesa, Sannino, Martiniello, Marcelli, Di Giacomo e Cauterucci a centrocampo, Pana e Boito, la coppia avanzata scelta da Federico Del Grosso, Finamore, Hernandez, Camara, Di Genni, Coppola, Tapil, De Filippo. Invece la panchina a disposizione del tecnico aragonese dirige Francesco Di Rocco di Pescara, Matteo Levi che l'Aquila e Matteo Nunziano di Simona, out o se stato fortunati nel squadre a breve in campo. Paolo, per il disco all'inizio. Grazie a Dania Cantagalli, e ora ci spostiamo al Petruzzi di Città Sant'Angelo per le ultimissime su Renato Curi Angolana Giulianova con Andrea Costantini. A te Andrea. Buon pomeriggio Paolo, proprio in questo momento stanno entrando in campo le due squadre qui al Petruzzi di Città Sant'Angelo per questa semifinale di ritorno tra Angolana e Giulianova. Si riparte dall'1-0 per il Giulianova maturato al Fadini, ragione per cui se l'Angolana dovesse vincere 1-0 si andrà direttamente ai calci di rigore, altrimenti l'Angolana per passare il turno dovrà vincere con due gol di scarto. Un pareggio, una vittoria ma anche una sconfitta con un solo gol di scarto, ma segnando almeno una rete in trasferta, manderebbe il Giulianova in finale. Andiamo a vedere le formazioni. Nell'Angolana ci sono le assenze dello squalificato Pastafiglia e dell'infortunato Ciarcelluti, e dunque il tecnico Andrea Pierantoni sceglie Puddu, Ucci e Dercole, Paniagua, Reale e Scurti, Miciche, Ceccani, Niang, Planamente e Lombardi. In panchina vanno Cucerenco, Schettino, Tommaselli, Restaneo, Faiella, Cuomo, Roversi, Tidiane e Farias. Per quanto riguarda il Giulianova ci sono tre squalificati, sono Di Giuseppe, Giglio e Marchionni, peraltro Di Giuseppe è anche infortunato, va in panchina il bomber Cognini in non perfette condizioni, e dunque questo è l'undici scelto dal tecnico Alessandro Lucarelli: Boccanera, Iacoboni e Maffione, Fermo, Scognamiglio e Zanon, Francesco Di Paolo, Federico Di Paolo, Piccioni, Massetti e Bittaie. In panchina vanno Marcucci, Mucciconi, Tempestilli, Cardelli, Lenoci, Bala, Barlafante, Cognini e Mastrilli. Direttore di gara Simone Spadaccini, Di Chieti, assistenti Pietrangeli e Di Gianantonio, entrambi della sezione di Sulmona. Foto di rito per le due squadre, tra poco il fischio d'inizio di Angolana Giulianova. A te Paolo.
Grazie, grazie Andrea Costantini per le formazioni di Renato Curriangolana a Giulianova, per le interviste e i servizi su queste gare. Vi rimando alle prossime edizioni del TG6, come sempre alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.